Siamo nel coordinamento provinciale della protezione civile qui a Fossano, oggi e domani un weekend intenso di vaccinazioni per i tanti volontari della provincia grande. Sì, contiamo di vaccinare da 800 a 900 volontari nelle due giornate, quindi è un grosso impegno in modo da risolvere il problema contagi per i volontari. Dopodiché la struttura sarà a disposizione del Comune di Fossano, dei medici di base, per vaccinare i fossanesi. Il tassello che aggiungiamo oggi è la protezione civile, perché abbiamo voluto, proprio per agevolare il sistema, fare in modo che, come abbiamo fatto per le forze dell'ordine, per i militari, per i carabinieri, chi aveva già una struttura in grado di autogestire l'inoculazione lo facesse. E la protezione civile è stata prontissima a cogliere questa opportunità, e tant'è che adesso siamo a Fossano, poi andiamo a Settimo, poi andiamo ad Alessandria, abbiamo tre punti vaccinali dove la protezione civile ha convocato i propri volontari che raggiungeranno nelle giornate di oggi e domani questa struttura, e qua troveranno la possibilità di avere l'inoculazione, naturalmente con il supporto sanitario dei sanitari messi a disposizione della nostra azienda. Quindi, per noi è anche un segno di attenzione, di ringraziamento. Sapete che la protezione civile piemontese, non per merito mio, ma per merito della protezione civile piemontese, non mio e neanche di chi mi precedeva a governare, è un merito dei piemontesi. Noi siamo piemontesi che abbiamo avuto nel 1994 una dura lezione di vita e di dolore, che è stata la grande alluvione, e da lì abbiamo reagito da sabaudi e da piemontesi. E quindi siamo diventati la miglior protezione civile d'Italia. Quindi per noi è anche un modo per riconoscervi questo preziosissimo ruolo. Abbiamo bisogno che siate in salute, e quindi insieme ai nostri over 80, ai nostri anziani, ai nostri fragili, ci sono forze dell'ordine, protezione civile e personale scolastico. Chiudo sul personale scolastico. Noi abbiamo avuto 88.000 adesioni del personale scolastico. Siamo già sopra i due terzi della somministrazione. L'avremmo già finita se non ci fosse stato il blocco dei 6 giorni di AstraZeneca, che evidentemente per noi ha voluto dire 7-8 mila dosi in meno al giorno da poter inoculare, però l'obiettivo del 15 aprile lo rispetteremo.